Kate Middleton e William, ecco perché hanno voluto il terzo figlio. Perché Kate Middleton e William hanno deciso di allargare la famiglia e avere il terzo figlio. Le motivazioni potrebbero essere tante, in parte emozionali, in parte anche da attribuire a questioni regalmente pratiche. Ecco l'opinione di Pop Sugar, siete d'accordo? Kate Middleton è incinta del terzo figlio, voglia di una famiglia numerosa? La risposta a questa domanda è sicuramente affermativa e per tantissimi motivi, il primo è da riferire al fatto che la splendida Kate Middleton, incinta del suo terzo figlio, ha ben due fratelli tra i ranghi della sua famiglia, Pippa e James. Spesso, in effetti, chi proviene da una famiglia numerosa ha a sua volta il desiderio di crearne una e anche William potrebbe pensarla proprio allo stesso modo, anche se per motivi diversi. Intanto, come i fan della coppia reale sanno perfettamente, il primogenito di Lady Diana è da sempre il preferito della regina Elisabetta, colui che meglio rappresenterebbe il suo stile di vita e la sua idea di governo, dunque, il più promettente tra i suoi eredi. A questo proposito, ricordiamo che Tequen ha avuto non due, non tre, ma ben quattro figli, ovvero Carlo, Anna, Andrew ed Edward che, una volta diventati adulti, hanno aiutato la sovrana a condividere gli oneri regali insieme ai genitori e ai consorti. Un aspetto che, stando alle parole di Pop Sugar, William potrebbe non sottovalutare, al momento, in effetti, le figure storiche della monarchia inglese stanno calando sempre più. Un esempio evidente? Il ritiro dalla scena pubblica del principe consorte, Filippo di Edimburgo, mentre con il passare degli anni anche Carlo e i suoi fratelli saranno sempre meno presenti sul palco politico e sociale di Buckingham Palace. C'è un cambio generazionale da prevedere nei prossimi 20 o 30 anni e, a quel punto, saranno i figli di William e Kate e di Harry e Meghan? A sostituire le figure precedenti e a condividere diritti e doveri da reale. Che siano questi, quindi, i motivi pratici della terza gravidanza di Kate Middleton. In una famiglia un po' sui generis, come quella dei reali d'Inghilterra, certamente anche questi sono aspetti da valutare. Ma basta guardare la dolcezza sul viso di Kate e la sua voglia piuttosto malcelata in Polonia. Dobbiamo dirlo di stringere di nuovo un piccolo neonato tra le braccia per farci pensare che lei, come tutte le donne del mondo, potrebbe semplicemente aver sentito il tenero desiderio di diventare mamma ancora una volta. Kate Middleton, come lei non c'è nessuno. In effetti, dopo il nobile esempio della regina Elisabetta che, appunto, ha dato alla luce quattro figli, Kate Middleton è la prima principessa futura mamma Tris, la folta progenie di Tequen, infatti, ha avuto due figli a nucleo familiare, incluso Carlo, il primogenito e futuro re d'Inghilterra. La nuova generazione, però, preme e si fa avanti sovvertendo le tradizioni degli ultimi 60 anni, ma riprendendo il concetto antico di famiglia numerosa. Insomma, guardando al futuro riportando in auge il glorioso passato. Due principi vintage, William e Kate, che non vedono l'ora di accogliere il loro terzo capolavoro e rivelare, finalmente, il nome su cui tutti stanno facendo scommesse da giorni. Come si chiamerà il terzo Royal Baby?